Ciao a tutti, ecco un'altra piccola routine per tenerci in forma. Vi serve solo un tappetino. Iniziamo. Partiamo e ci mettiamo nella posizione prona, a pancia sotto. Sieghiamo i gomiti, allunghiamo bene le gambe, ruotiamo le nostre spalle indietro. Dobbiamo estendere il torace e lavorare le braccia. Spingendo con le mani, inspiriamo, estendiamo il torace. Estendiamo la parte alta della colonna e facciamo lavorare le braccia. Ed espiro, ritorno. Inspiro 2, ne faremo 8 e torno giù. E inspiro 3, controllo, gambe ben forti, contraenti i glutei. E 2, 4 e scendo. Fate attenzione alla posizione delle spalle, gomiti chiusi ai fianchi. 5 e scendo e 6 e chiudo, ancora 2, inspiro 7, chiudo, inspiro 8 e chiudo, allungo le braccia alla larghezza del vostro tappetino, testa dritta, spalle abbassate. Gambe leggermente divaricate. Sollevo il braccio destro, la gamba sinistra, espiro e ritorno. Dall'altra parte, braccio sinistro, gamba destra e ritorno. Fate attenzione, fuori l'aria 1 e chiudo. Fuori l'aria 2 e chiudo. Fuori l'aria 3 e chiudo. Fuori l'aria 4 e chiudo, fuori l'aria 5 e chiudo, fuori l'aria 6 e chiudo, fuori l'aria 7, chiudo, fuori l'aria 8 e chiudo. Fletto i gomiti, appoggio la fronte, mi metto diritto, chiudo le gambe, sollevo la gamba destra, mantenendo il bacino appoggiato. E da qui piccole spinte in alto e vado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Appoggio, cambio gamba e ripeto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, appoggio, sollevo la testa, sollevo la gamba e ripeto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chiudo l'altra gamba, sollevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, appoggio, mi vengo a sollevare sugli avambracci, fate attenzione alla vostra zona lombare. Colonna vertebrale ben estesa, sollevo la gamba e spingo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, questo è difficile. Sollevo dall'altra parte. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Torno giù, piego i gomiti, mi do una spinta, mi metto seduto sui talloni in modo da rilassare bene tutta la zona lombare. Respirate con la pancia e rilassate giù. Rilassate, 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 rilassate. Poi mi metto a carponi. Appoggio i gomiti, controllo la pancia, apro le spalle, posiziono bene il bacino, faccio una piccola retroversione del bacino e sollevo la gamba destra, tesa e allungata indietro. Continuiamo a lavorare i nostri glutei, da qui contraggo il gluteo destro e sollevo leggermente la gamba. 2, 3, 4. 5,
sette, otto, mi fermo e tengo la gamba ferma. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due e uno. Altri otto, spingo in alto. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Mantengo la posizione. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. La gamba si abbassa e si piega. Mi sistemo meglio e allungo l'altra gamba. Mi metto diritto, ricordatevi ritroversione del bacino. Mi preparo e contraggo il gluteo sinistro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Mi fermo otto e mantengo la posizione. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, si riparte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, mi fermo e mantengo. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due e uno. Abbasso la gamba, fletto le ginocchia, mi metto di nuovo pronto. Piego i gomiti in fuori, divarico le gambe, fletto le ginocchia, faccio toccare le punte dei piedi, appoggio la testa e sollevo le cosce. Uno, contraendo i glutei. Due, ancora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne facciamo ancora 8, ancora 7, ancora 6, ancora 5, 4, 3, 2 e 1. Allungo le gambe, le chiudo, ripiego i gomiti e torno a carponi. Braccia tese, mi metto diritto, retroversione del bacino e preparo la gamba destra. L'allungo e la sollevo. E mantengo bene la posizione. Contraggo il gluteo e tengo la gamba ferma lì. Mantengo, fate attenzione, tenete l'addome e poi sollevate il vostro braccio sinistro e allungate. Mantenete la posizione, mantenete la posizione. Ancora qualche secondo. Respirate. E poi abbasso la mano e chiudo. Mi preparo con l'altra gamba, sollevo la sinistra, mi metto diritto e mantengo la posizione. Contraggo il gluteo, faccio attenzione alla pancia, apro le spalle, allungo bene tutta la colonna e poi sollevo il braccio e mantengo. E rimango lì, respirare, respirate. Ancora qualche secondo e poi abbasso il braccio, abbasso la gamba e piego. E mi siedo sui talloni. Chi vuole si appoggia sui talloni, chi vuole rimane leggermente sollevato e allungate bene le braccia avanti. Da qui, con calma, mi siedo e poi mi metto in posizione supina,
pancia sopra, gambe piegate, braccia lungo i fianchi, continuiamo a lavorare i glutei e la parte posteriore delle cosce. Partiamo col mezzo ponte, il bacino va in retroversione, inspiro, mi sollevo. Tenete i glutei contratti e controllate la pancia, espiro, abbasso, inspiro, sollevo, ricordatevi della retroversione del bacino, espiro, abbasso, ancora due, inspiro, sollevo, espiro, torno giù. L'ultimo, rimango col bacino sollevato. Mantengo bene la posizione. Controllo, respiro. Mantengo ancora qualche secondo questa posizione. Strizzate bene i glutei. E poi da qui fletto un ginocchio alla volta il petto. Fuori l'aria 1 e 3. Fuori l'aria 2 e chiudo. Fuori l'aria 3 e chiudo. Fuori l'aria 4 e chiudo. Mi fermo, porto un pochino più in alto il bacino e spingo verso il soffitto 1, strizzo i glutei 2. 3, 4, 5, 6, 7, faccio una pausa 8, mantengo la posizione 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e si riparte 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Mi fermo, inspiro ed espiro, mi srotolo e torno giù. Allungo le gambe, allungo le braccia, stiro. E poi abbasso le braccia, le ginocchia si piegano, stiriamo i nostri glutei, flettiamo la gamba destra in rotazione esterna, aperta sulla sinistra. Le gambe salgono verso il torace, agganciamo le mani o sul ginocchio sinistro o sulla coscia e tiriamo bene le gambe verso il torace. Respirate. Ok, si cambia gamba, ultimo sforzo, stiriamo il glute, gamba sinistra, porto su, mi aggancio. Mantengo qualche respiro. Ok, lascio, appoggio le gambe, mi giro, una mano davanti a me, mi aiuta a tirarmi su. La nostra sessione di oggi è finita, ci vediamo alla prossima. Ciao!